Dopo due trasferte consecutive in cui ha raccolto ben 4 punti, il Pontevomano di Mister Capitanio torna a giocare al Comunale e lo fa ospitando il Capistrello nella gara valida per la 23ª giornata del campionato di eccellenza. Terna arbitrale composta dal signor Carlo Virginio di Agrigento, coadiuvato da Chiavaroli e Nappi di Pescara. Al primo affondo i padroni di casa guadagnano un rigore per questo contatto in aria su Pallitti. Lo calcia Davide Di Sante, che non sbaglia. Il Capistrello prova subito a reagire con questo colpo di testa di Antonelli, ma il tiro è debole e il portiere para senza problemi. All'ottavo ancora Pontevomano con Di Sante su punizione, palla sporcata che diventa un assist per Marcozzi, che in aria aggancia, ma la conclusione finisce al lato. Passano 2 minuti e Gentile si invola sulla destra, entra in aria e fa partire un diagonale che Di Girolamo respinge. Il Pontevomano spinge alla ricerca del raddoppio e con Marcozzi di testa si rende di nuovo pericoloso, ma è ancora attento l'estremo difensore ospite. Al 19esimo D'Orazio mette una buona palla sui piedi di Francia, che tira troppo debolmente, nulla di fatto. Ma l'occasione più ghiotta per il raddoppio capita alla mezz'ora del primo tempo, quando Di Sante serve un pallone invitante al centro, ma Maranella arriva in ritardo all'appuntamento con il gol. Prima dello scadere, De Meis prova a scuotere i suoi con questo calcio di punizione, ma Di Martino è attento e dice di no. Il secondo tempo inizia subito con gli ospiti pericolosi con questo pallonetto di Franchi, alto di poco. Al quinto, l'arbitro assegna un rigore per gli ospiti per questo contatto in aria. Dal dischetto si presenta Aquino, che non sbaglia e pareggia i conti. Al 15esimo Francia ci prova ancora su punizione, ma la palla finisce alta. Al 18esimo c'è questo contatto Gentile-Aquino che scaldano un poco gli animi. Il giocatore del Pontevomano è costretto a lasciare il campo. Su tiri da fermo ancora 2 azioni pericolose per gli uomini di Mister Capitanio, ma il risultato non cambia. Alla mezz'ora del secondo tempo il Capistrello rimane in 10 per l'espulsione da doppia ammonizione di Luca De Meis, ma il Pontevomano non ne approfitta della superiorità numerica e al 42esimo sciupa ancora con Pallitti. Nei minuti di recupero proteste degli ospiti per questo gol di Capitan De Meis, ma l'arbitro annulla per sospetto fuori gioco e la partita si chiude qui. Sentiamo nel dopo partita il commento a caldo dei due tecnici. Mister, un 1-1 che lascia l'amaro in bocca soprattutto per il primo tempo. Sì, dispiace perché abbiamo fatto una grande partita il primo tempo. Se stavamo 2-3-0 penso che non avevamo rubato niente, abbiamo fatto bene, abbiamo creato almeno 6-7 palle gol senza che gli avversari, ricordo forse l'unica volta nel finale del primo tempo, hanno passato la metà campo. Chiaro che è stato un limite nostro chiuderlo solo sull'1-0, inizio secondo tempo loro sono ripartiti, sappiamo potevano ripartire un po' meglio, un rigore completamente regalato, non, panchina addirittura, la panchina avversaria non sapeva se avesse fischiato fallo di mano o una spinta, ma che non era niente. Penso che abbia fischiato fallo di mano con una palla presa sul petto, sul collo, roba del genere. Dopo è difficile perché mentre ripartivamo loro avevano centrali ammoniti, hanno fatto 20 falli a testa e niente. Aquino ha dato una gomitata con la palla lontana, la stava proteggendo, una gomitata gentile, gli ha rotto il naso e sta in ospedale. L'arbitro a 2 metri lascia andare, fa ancora più rammarico perché gliel'aveva anche promessa. Dispiace perché, a parte la gara, per quello che è stato, meritavamo di vincerla, credo. Qua non è facile vincere, infatti dai risultati si vedono che il Pontevomano in casa ha fatto sempre bene. Poi è chiaro, su un campo del genere è difficile per tutte e due le squadre giocare a calcio, quindi secondo me è stata una partita sofferta. Alla fine credo che il pareggio sia giusto per tutte e due le squadre.